rassegna quindi avrà sviluppo dal 7 marzo al 12 aprile, quindi nell'arco praticamente di un mese, con diversi appuntamenti. Se da un lato sono quelli veri e propri della Sagra, che troverà collocazione nella ormai area tradizionale al porto, presso il mercato del primo pescato, e sarà svolta durante il fine settimana. Mentre per tutto il periodo invece c'è una rassegna, quella che verrà presentata presso tutti i ristoranti aderenti all'iniziativa. Dopodiché ci sono molti altri appuntamenti, segnalo soprattutto perché è anche importante conoscere il riccio di mare da un punto di vista didattico e conoscerlo proprio come risorsa importante in questo caso del nostro territorio, quindi segnalo il convegno che aprirà questa manifestazione il 7 di marzo. Magari è presente attraverso appunto la fondazione nelle fiere più importanti che abbiamo selezionato insieme, insomma, per quest'anno abbiamo già promosso con del materiale dedicato alla fiera di Monaco, lo faremo alla fiera di Göteborg e così a tutti gli appuntamenti che ci vedranno insomma coinvolti da qui insomma all'inizio della saga. È un momento importante, ci rendiamo conto anche quest'anno insomma il fatto che ci sia anche la coincidenza con un periodo molto forte per noi, tra l'altro importantissimo per la nostra città, la nostra comunità, qual è la Settimana Santa, le vacanze pasquali che segnano un po' anche l'avvio della stagione turistica. Ecco, questa coincidenza di tempi riteniamo possa favorire come dire, la partecipazione e renda ancora più attrattiva ecco, la manifestazione. L'idea che dal cibo locale, dalle nostre produzioni di qualità passi qualcosa di importante, che certamente è l'esperienza di gusto, ma è anche l'esperienza complessiva di un legame forte con il nostro territorio, l'identità del nostro territorio, della nostra città, il nostro patrimonio ambientale, il paesaggio. E allora quello che è un po' il titolo col quale noi partiamo del convegno che abbiamo affidato alla cura dell'Agenzia Laure, il territorio nel piatto, un po' questo è il senso, cioè riuscire a mettere al centro, dare grande protagonismo alle nostre eccellenze produttive alimentari, sapendo che queste sono in grado di aiutarci a rappresentare, raccontare, coinvolgere un'esperienza che possiamo dire globale, più importante.